sguardo si legge come lei in particolare tende ad incidere in modo significativo su quella campagna che si muove su tre filoni importantissimi. In occasione del Tennis Friend, dove il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sta in questo momento parlando appunto di tumori, prevenzione, screening, diagnosi precoce, sono armi fondamentali nella cura dei tumori. Sta praticamente dicendo che la Regione Campania investe oltre 150 milioni di euro per la ricerca di avanguardia nella lotta ai tumori. Noi speriamo, siamo certi, anzi, che vorrà prendere anche in considerazione le fondazioni che spesso sono tagliate fuori dalla ricerca eppure danno un contributo straordinario appunto alla ricerca. Tra queste, Fondazione Maria Guarino Amorondus. Quindi noi continuiamo a seguire l'intervento del Presidente, continuate voi invece a seguire il nostro servizio perché sentirete sicuramente delle cose molto molto interessanti che la Regione Campania sta ponendo in essere. In questo momento, ripeto, il Presidente De Luca sta continuando a spulciare numeri, dati per enunciare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, ma anche quello che si farà. Napoli e la Campania, fiore all'occhiello, sarebbe bellissimo, meraviglioso, appena detto, se in questa parte dell'Italia si riuscisse a trovare un vaccino per le varie tipologie di cancro. Seguite il servizio. O essere presi in carico dall'ASL. Essere presi in carico significa essere seguiti continuamente. Significa entrare in una programmazione anche per le visite di controllo. E dobbiamo spiegare che questo essere presi in carico significa salvarsi la vita tante volte. Quindi dobbiamo fare una battaglia culturale. Siamo indietro di 20 anni rispetto ad altre regioni d'Italia, perché non è stata diffusa la cultura della prevenzione. E anche perché non abbiamo realizzato nei territori le strutture sanitarie che facessero questo lavoro di prevenzione, di avvicinamento alle persone, di orientamento anche rispetto alla malattia. Allora dobbiamo creare davvero un grande movimento culturale di sensibilizzazione per le donne, perché davvero ci si salva la vita. Quindi la prima cosa che dobbiamo diffondere è questa convinzione. Lo screening, la prevenzione salva la vita. La seconda idea che dobbiamo diffondere è questa: la patologia oncologica può essere affrontata in maniera positiva. Se viene presa per tempo, è una malattia come tante altre. Come Pietrangeli ha raccontato la sua esperienza, si è salvato per il rotore della cuffia perché aveva paura pure lui. Ma insomma, spieghiamo che c'è assolutamente la possibilità di risolvere questi problemi. Dobbiamo squarciare questo velo di paura, di mistero. È una patologia come tante altre. E ovviamente intervenire per tempo, prenderla per tempo, significa anche qui salvarsi la vita. Ora, noi stiamo facendo uno sforzo enorme per diffondere lo screening oncologico. Stiamo facendo di più. Da questo punto di vista, credo che siamo l'unica regione d'Italia che ha deciso di investire, sentite bene la cifra, 150 milioni di euro nella ricerca oncologica. Cioè investiamo più di quanto investa tutto il CNR su una sola linea di ricerca, la ricerca sul cancro, con l'obiettivo che abbiamo dato ai ricercatori di individuare nell'arco di 3-5 anni un vaccino contro il cancro, alcune forme di cancro, sappiamo che abbiamo tante tipologie. 150 milioni di euro, abbiamo finanziato 5 linee di ricerca. Stiamo parlando di ricerca genetica, di ricerca farmacologica, di ricerca medica. Abbiamo coinvolto tutte le istituzioni scientifiche presenti sul territorio, pubbliche e private. Abbiamo coinvolto le università, abbiamo coinvolto Telethon, il TIGEM, le grandi aziende farmacologiche per la sperimentazione dei farmaci. Stiamo facendo davvero uno sforzo enorme e unico in Italia per la ricerca scientifica per individuare un vaccino contro il cancro. Se riuscissimo a produrre a Napoli il vaccino contro il cancro, sarebbe un motivo di onore e di orgoglio per tutti quanti noi e per l'Italia intera. 150 milioni, stiamo facendo di più, stiamo facendo la ricerca genetica anche. Sapete che noi abbiamo questo paradosso, abbiamo meno episodi di cancro, ma più mortalità, proprio perché facciamo in ritardo la prevenzione.
abbiamo impegnato l'istituto zooprofilattico. Vi dico queste cose perché a volte non riusciamo neanche noi a informarci di quello che facciamo nei territori. L'istituto zooprofilattico sta facendo addirittura una ricerca sulle mutazioni genetiche che vengono determinate dagli inquinanti atmosferici. Anche questo è un unicum in Italia, cioè oggi non c'è, siamo partiti dalla terra dei fuochi, che oggi come sapete non è più in Campania ma è magari nelle regioni del nord, questo non lo dicono, ma la realtà è questa, i fuochi sono al nord oggi, non qui. Abbiamo approfittato di quelle emergenze per avviare una linea di ricerca sulle modifiche genetiche, quindi per capire prima quello che poteva succedere, determinate alla presenza di metalli nell'atmosfera. Ed è un'altra linea di ricerca che è andata pienamente avanti. Oggi possiamo dire che abbiamo il territorio più controllato d'Italia, al netto, ripeto, di quel ritardo che abbiamo, che è la cultura dello screening, della prevenzione, che dobbiamo diffondere soprattutto fra le nostre donne. Terzo, noi abbiamo realizzato finalmente una rete oncologica che non avevamo. Abbiamo ancora migliaia di donne, di uomini, che affrontano i problemi del cancro, i problemi oncologici, andando a fare viaggi della speranza al nord. Diciamo con grande chiarezza che oggi non c'è nessuna ragione medica, scientifica, tecnica, chirurgica per andare al nord a curarsi di un cancro. Abbiamo tutte le qualità tecnico-scientifiche, mediche, chirurgiche per curare in Campania il cancro. La rete oncologica è centrata ovviamente su alcune istituzioni di eccellenza, il Pascale, un istituto di valore mondiale, la Federico II, alcune realtà come ad Avellino, il Moscati. Abbiamo realizzato la rete oncologica strutturata in SPOC e HUB, cioè centri territoriali, e il centro di riferimento che è il Pascale. Abbiamo realizzato gruppi oncologici multidisciplinari, cioè una donna che viene presa in carico all'ASL oggi viene seguita dall'oncologo, dallo psicologo, dall'analista, viene orientata in tempo reale sulle cose che deve fare. Ricordo anche, lo diceva Nicola Pietrangeli, diciamoci alle donne, è tutto gratuito. A volte, soprattutto donne di famiglie povere, hanno la paura che questi controlli siano costosi. Ci sono controlli genetici che sono costosi, ma abbiamo deciso di investire anche in questo, sarà tutto gratuito. Allora spieghiamo che ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro di prevenzione davvero molto molto importante. Abbiamo le capacità tecnico-scientifiche, ci stiamo dotando delle tecnologie all'avanguardia in Italia e nel mondo, arriverà credo presto un'attrezzatura per la protonterapia che avremo credo qui a Padova. Veramente noi siamo in condizione di seguire nel modo migliore tutte le nostre pazienti. Abbiamo fatto una cosa di cui possiamo essere orgogliosi, abbiamo realizzato la rete per l'oncofertilità. Abbiamo tante donne, ma anche tanti ragazzi che hanno avuto problemi tumorali all'apparato genitale. Per queste persone c'era il problema della genitorialità. Oggi siamo in grado di garantire la crioconservazione, la conservazione nella rete del freddo di gameti maschili e femminili. Possiamo fare quindi con tranquillità la chemioterapia, la radioterapia, conservando i gameti a spese delle strutture pubbliche e poi reimpiantare o riutilizzare gli elementi conservati per garantire poi la fertilità per un maschio o una donna. E anche questa è anche questo un servizio all'avanguardia che garantiamo fra, credo, una delle pochissime regioni d'Italia in grado di garantire questo servizio. Dunque, anche se viene individuata una malattia e anche se è una malattia dell'apparato genitale maschile o femminile, si può affrontare con relativa serenità, perché anche la preoccupazione che c'era nel passato di perdere poi la fertilità può essere affrontato positivamente e risolto con la crioconservazione dei gameti maschili e femminili. Anche questa mi pare
una cosa che può dare ulteriore spinta a fare gli screening e a fare anche gli interventi nel caso dovesse essere necessario. Approfittiamone anche per fare un lavoro di prevenzione per il cuore e per l'obesità. Abbiamo realizzato anche qui, dopo decenni, la rete per l'infarto del miocardio che non avevamo. È evidente che anche qui è decisiva la prevenzione, uno stile di vita adeguato, unire salute, sport, alimentazione, quindi teniamo insieme sempre i due livelli, ma oggi abbiamo la possibilità di raggiungere nell'arco di 20-25 minuti l'hub nel quale ti salvi la vita se hai un episodio di infarto dovunque tu sia residente. Cioè la rete dell'infarto del miocardio consente anche a un cittadino campano che vive in Irpinia o nel Cilento di raggiungere in non più di 20-25 minuti l'ospedale nel quale ti salvano la vita. Mi pare cioè che abbiamo tutte le condizioni per affrontare con serenità questo problema. Abbiamo un'altra anomalia in Campania, abbiamo un tasso di obesità infantile che è un picco nazionale. Anche da questo punto di vista, se uniamo sport e medicina, stili di vita, facciamo un lavoro molto importante, perché davvero abbiamo situazioni estremamente delicate. Infine, noi avremo le universiadi. Anche qui facciamo come regione un investimento pesante, 270 milioni di euro. Ci serve per promuovere Napoli, ci serve per fare turismo, ci serve per un lancio d'immagine sul piano mondiale, ma ci serve anche per diffondere la cultura dello sport, cioè creare un movimento sportivo fra le giovani generazioni, che è cosa che serve ovviamente in maniera indiretta a fare un lavoro di prevenzione e di cura per un'intera generazione. Allora, come vedete, è un evento che nasce in maniera molto semplice, con tanti testimonial importanti nel campo dello sport, nel campo dell'arte, nel campo della musica. Veramente può essere un evento prezioso per far nascere una vera e propria ondata di prevenzione generalizzata per salvare la vita di migliaia e migliaia di persone. Grazie a tutti per l'impegno.